Ma sicuramente i ricordi più belli della mia carriera sportiva sono legati a questi impianti perché abbiamo avuto la fortuna di essere dei degni avversari di un Pescara di grandissimo spessore. C'erano dei grandissimi dirigenti, Gabriele Pomiglio, Gino Pilota, grandissimi avversari come Marco D'Altrui, Estiarte, Attolico, Pomiglio. Quindi era un piacere venire a giocare a Pescara e quando ci torno ci torno sempre molto volentieri perché quel rapporto che si crea tra avversari in acqua fortunatamente è rimasto solido anche quando abbiamo smesso di giocare. Quindi da avversari siamo diventati fraterni amici. Quindi è un piacere venire qua a collaborare insieme a Marco. Parlare di pallanuoto è sempre piacevole. La pallanuoto sta attraversando un periodo difficile, però io non voglio essere troppo negativo. Dove c'era grande tradizione come Pescara e Napoli, si sta avvertendo un poco di più questa crisi. Però le crisi portano anche a nuove idee, nuovi progetti, come appunto sta facendo il club acquatico con Riccardo Fussinoni che sta cercando di creare. Unitamente a una dirigenza di grande spessore, anche uno staff tecnico valido per poter creare le basi per una città come Pescara, per riemergere.